Eccoci qua di nuovo dallo spazio AG, anzi inviterei subito la nostra regia a non indugiare oltre e farci vedere lo spazio AG che in questo momento si sta già riempiendo di persone. Eccolo qua, lo vediamo in diretta appunto dal piano di sotto, il nostro spazio AG che ci ospita questa settimana qui a Nolo in via Vinini 83 nella cornice più ampia del Nolo Fringe Festival che seguiremo per tutta la settimana appunto in diretta con al mio fianco l'immancabile e insostituibile Barbara Risi. Buonasera. Buonasera Barbara, siamo ben felici di essere ancora qui insieme a raccontare un'altra compagnia che va in scena proprio questa sera qui allo spazio AG alle 20.30, alle 21. 21.30. Alle 21.30. Avete sentito le loro voci? Barbara, una presentazione. Chi sono i tre giovani che ci troviamo qui davanti? Allora, intanto è un collettivo di abbastanza recente formazione, più o meno dal 2016, ma in realtà anche un po' prima, su un progetto specifico. Poi si chiamano Officine Gorilla, hanno anche un sito molto bello, molto esplicativo, potete andarlo a vedere. E questa sera sono in scena con Riportami là dove mi sono perso. Allora, con noi sono Luca Zilovic, che è il drammaturgo e regista. Ciao. E poi abbiamo Michele Puleio, che è Salve. Uno dei due attori in scena, e Maria Rita Lodestro, l'altra attrice. Buonasera. Allora, intanto parliamo un po' dello spettacolo. Ci racconti un po', cioè abbiamo l'autore, vabbè, ne approfittiamo e poi ne parliamo nel merito. Allora, vabbè, ci sono due personaggi, Emma e Teo, che vivono insieme e praticamente devono fare i conti su un momento particolare della loro vita, cioè quel momento in cui devi capire se le scelte che hai fatto e che stai facendo sono le scelte giuste, ecco. E quindi capisci se la strada, ecco, che hai intrapreso fino a quel momento lì è la strada giusta, e soprattutto non si può tornare indietro, quindi devi essere sicuro. E c'è un tentativo, appunto, una ricerca di riprendersi, diciamo, di ritornare in quel punto in cui ci si è persi. Basta, non spoiler. Basta, per carità. Benissimo. Allora, quindi è una struttura narrativa molto classica, diciamo almeno nella narrazione e nella scrittura. Molto interessante, però, per due fattori fondamentalmente. E il primo fattore è che narra proprio di due persone di questa epoca, di questo momento, con similitudini con storie chiaramente di tutti i tempi, ma molto calate nella cornice attuale e con nuove patologie, se vogliamo dire. Quindi le domande sono sempre quelle universali, ma poi nonostante la scena, voi adattate questo spettacolo un po' ovunque. Adesso siamo al, sì, Nolo Fringe Festival, siete senza scenografie, vi siete adattati, però in realtà nella narrazione si percepisce il contorno. Sì, certo. Cioè, diciamo che, ecco, il tentativo era quello di raccontare una storia molto comune, molto normale, utilizzando un linguaggio più fresco, diciamo, ecco, non dico nuovo, fresco, che la rendesse appunto attuale, che facesse presa comunque su il pubblico sia della nostra generazione, sia quelle successive, sia quelle che arriveranno, ecco. Sì, la struttura, ripeto, è quella classica. Molto bravi lo dico io, Michele Puleio, attore, e Maria Rita Lodestro, sono solo in scena, molto puliti, a quanto ho potuto vedere, almeno nella rappresentazione cui ho potuto assistere. Il vostro percorso artistico, prima poi di mettere in scena questo spettacolo? Allora, c'è stato un pezzo di percorso artistico che io e Maria Rita abbiamo fatto insieme. Ci siamo diplomati alla Shakespeare School di Yuri Ferrini a Torino. E prima abbiamo avuto esperienze diverse. Io ho iniziato ad Alessandria, con la Scuola dei Pochi, che era un'istituzione, ed è comunque, c'è ancora la Scuola dei Pochi ad Alessandria, che c'è da tantissimi anni, decenni. E poi diverse esperienze di formazione. Io prima ancora dell'Accademia di Yuri
ho iniziato a lavorare con una compagnia che era Teatro Distinto, con cui sono andato in giro per l'Europa, e con spettacoli di teatro di figura, teatro d'oggetto, teatro per ragazzi. Poi ho collaborato con altre compagnie locali, fino poi al 2015, quando io e Luca abbiamo deciso di creare questa realtà che erano le Officine Gorilla. E invece, per quanto mi riguarda, ho iniziato più o meno 6-7 anni fa. Mi ha preso sotto la sua ala un attore astigiano, facendomi praticamente lavorare su delle letture. Io ho imparato a recitare così, e poi ho fatto vari stage con attori dell'Actor Studio, Danny Lemmo, Michael Margotta, insomma ho bazzicato un po' qua e là, fino a quando appunto non ho incontrato Yuri e ho fatto la sua scuola, e adesso nel futuro lavorerò anche con lui, quindi io sono molto contenta di aver incontrato loro, perché negli ultimi anni sono diventati casa mia, quindi sono molto felice. Dicevo, la messa in scena è molto pulita, diciamo, adotta una narrativa classica, ma una narrazione, una metodologia, insomma, di assemblaggio della narrazione, che in realtà non è soltanto recitata, ha anche momenti pantomime, ha anche momenti in cui c'è un apporto fisico per la narrazione, e anche uno straniamento a un certo punto dalla modalità narrativa. Questo in realtà è nato l'anno scorso, proprio perché abbiamo studiato insieme, abbiamo conosciuto insegnanti molto diversi tra loro, ed eravamo in un periodo molto creativo, abbiamo voluto proprio sperimentare, abbiamo detto ok, stiamo imparando queste cose, buttiamole dentro, proviamo a vedere se Corretto. Ci stanno. Quindi, In realtà sebbene ci sia, ripeto, il limite del Fringe è che non avete molto supporto da parte delle scene, per esempio, e di tanti altri artifici che magari in un teatro normale, insomma, possono avere in incontro. In realtà riuscite a muovere dentro, grazie a tanti piccoli artifici, questa storia che rimane molto gradevole, ma soprattutto c'è la... indaga dentro vizi antiche e attualizzati, e quindi insomma questo percorso che voi avete fatto nell'indagare in questo tipologia di personaggi, in che modo, cioè sono personaggi di quest'epoca, persone che non hanno la difficoltà lavorative, hanno un mondo, un futuro incerto, ed è questo tipo di lavoro che avete fatto, cioè come avete approfondito, avete basato su di voi o avete fatto un qualche percorso particolare? Beh, abbiamo, in realtà, come dici tu, prende assolutamente da questa generazione, noi volevamo parlare della nostra generazione, dei nostri coetanei, perché in realtà noi abbiamo, cioè gran parte delle cose di cui parliamo noi le abbiamo sentite davvero, cioè non ci siamo, a parte la scrittura di Luca, che comunque ha creato una narrazione all'interno di questi concetti, però sono tutte cose che noi abbiamo sentito in giro, da amici, conoscenti, parenti, e quindi in realtà a noi piace proprio prendere da quello che ci circonda. E quindi sì, assolutamente, parla della società di adesso, dei giovani di adesso, vabbè, sono trentenni, sono giovani, e parla di noi, sì, assolutamente. In realtà ci è stato detto anche da, cioè, chi è venuto a vedere lo spettacolo, magari anche un po' più grande di noi, che ha 45-50, cioè comunque persone che hanno difficoltà a instaurare dei rapporti duraturi, ci hanno detto non è una questione solo della vostra generazione, è una cosa che riguarda tutti. E quello è la particolarità di questo spettacolo, che sono antichi mali, però calati in una cornice molto riconoscibile per chi in realtà vive il contemporaneo, nel modo in cui voi lo presentate. Questa fa parte di, complimenti all'autore. Più che altro volevo aggiungere una cosa, che nella scrittura io mi baso moltissimo su delle interviste, che prima di mettermi al tavolo effettivamente a pensare anche proprio all'intreccio, mi piace proprio parlare con le persone per capire che cosa bisogna raccontare, ecco. Benissimo. Allora, io volevo invece tornare un attimino al Fringe, proprio al festival in cui vi trovate. So che in realtà prima ci ricordavi, voi nascete proprio per un festival, no? Nel senso che dicevi avete provato, com'era la storia? Aspetta, perché è molto carina come...
la genesi di tutto quanto. Come nascono le officine Gorilla. Ecco. Allora, nasciamo con uno spettacolo che è l'Update, che è il primo spettacolo, è il nostro primo spettacolo, ecco, che avevo scritto in realtà per una compagnia di Alessandria, solo che era è andato male, insomma, c'erano stati un po' di problemi, così mi sono depresso, ho detto basta, smetto di scrivere e la pianto lì. E Michele, che è un rompiscatole, sì, è vero, conferma, sì, ecco, esatto, chi lo conosce può dirlo, dice no, scrivilo avanti, andiamo, mettiamolo in scena perché è importante, no, ce la facciamo. Ha detto va bene, ci iscriviamo ad un festival, se passiamo la prima selezione ci mettiamo al lavoro. Allora sono andato a cercare questo festival a Crotone, che è si può dire premio Laura Casadonte, organizzato dal Teatro della Marucca, che salutiamo, bravissimi tra l'altro, così ho detto figurati se a Crotone ci prenderanno mai, ecco. Così un giorno, un pomeriggio, ci chiamano, siete stati presi, dovete venire a Crotone, maledizione. E da qui la leggenda che io ho sempre ragione. E quindi di festival ormai insomma ne avete fatti, diciate appunto, poi girate molto appunto Italia e l'Europa anche singolarmente comunque per la vostra carriera, che, questo è però il primo Fringe che fate, giusto? Sì, è il primo. Anche perché sì, poi è il primo Fringe a Milano, vabbè non il primo in Italia ma appunto il primo a Milano. Che cosa vi aspettate dal Fringe? Che cosa vi ha spinto a, a mandare la vostra candidatura al Fringe e essere poi scelti tra le oltre 170 candidature che sono arrivate? Voi siete poi arrivati tra i fondi dagli ultimi 7 appunto. Beh, vai tu. Beh, sicuramente per noi, per esempio tu prima parlavi delle scene, del fatto che non abbiamo le scene, la scenografia a darci supporto. In realtà noi abbiamo sempre promosso un teatro anche negli spazi off. A noi sono sempre piaciuti tanto perché ci permettono di adattarci a situazioni diverse e di cambiare sempre lo spettacolo, cioè di cambiarlo nel senso che l'attore si adatta al luogo in cui è, e quindi per noi è sempre diverso ogni volta. Noi abbiamo sempre visto il Fringe con ammirazione, siamo sempre andati alle edizioni del Fringe a vedere gli spettacoli, quindi per noi essere stati presi ad un Fringe significa tanto, è molto importante per noi. Siamo molto contenti di essere nella prima edizione di Milano e dopo aver seguito quello di Torino per tantissimo tempo, molti colleghi sono stati in quello di Torino, quindi penso che per noi, almeno penso di parlare a nome di tutti, è una grande, enorme soddisfazione. E poi perché siamo veramente alla periferia del mondo, veniamo da Alessandria, quindi... Alessandria che appunto, parlavo, Barbara, tu mi dicevi, raccontavi prima, è una città dove non c'è più un teatro. No. Non c'è più un teatro, ma c'è tanta gente che fa teatro. C'è tantissima gente che fa teatro. Insomma, forse questa in realtà nella... Insomma, la notizia brutta, che una città non abbia un teatro a prescindere da come la si pensi. Però forse vi ha spinto effettivamente ad andare poi verso una scelta anche di location diverse, particolari, chiamiamole così, che vi hanno aiutato forse poi a venire qua. È successa questa cosa ad Alessandria, che chiudendo il teatro ovviamente la città ha perso qualcosa, ma quando si perde qualcosa si va a cercare sempre di colmare questa mancanza, e sono nate appunto tanti gruppi, tante compagnie che fanno teatro, e i gruppi diciamo più piccoli sono venuti a galla, ecco, tra cui noi, ecco, insomma, così. Diciamo, ecco, sì, che il teatro ad Alessandria manca, ecco, è una grande mancanza. Poi, sì, oddio, manca un teatro comunale. Ci sono teatri privati che hanno una loro stagione, stagioni belle, insomma, che funzionano, ma manca appunto un centro teatrale, diciamo... Per la comunità. Dei cittadini, ecco. Io mi faccio questa domanda, insomma, noi siamo a Milano, la grande Milano, che tanto distorce anche la realtà, perché insomma Milano è una città che davvero non ti fa capire cosa succede al di là del confine, quasi a volte, no? Del confine della città proprio stessa, nel senso che proprio è una parte... Il fatto invece di arrivare da una cittadina come Alessandria, appunto la classica cittadina di provincia, diciamo così, quanto può aiutare invece ad avere la mente, da forse in realtà più aperta, nonostante uno possa pensare che il provinciale di solito viene definito con una mentalità più chiusa, diciamo artisticamente, può aiutare a vedere le cose in maniera diversa e non nel turbinio, ad esempio, di una città come Milano che veramente non ti fa vedere più niente quasi? Ma diciamo che venire dalla provincia ti mette subito
cioè in una posizione più favorevole rispetto ad una grande città, c'è meno gente, quindi vai su prima, ecco, banalmente è questo, anche se ad Alessandria siamo in tanti, ecco. Quindi diciamo che la provincia ti favorisce, cioè se lo stagno è più piccolo è facile essere i pesci più grossi, e quindi poi ecco il mare, cioè il confronto col mare con le balene lo vedremo stasera, ecco. E poi stavo notando una cosa, che ho notato adesso, il frigio di Nolo ha come colore rosa, no? Hanno usato questo, e mi verrebbe a dire forse che è stata una scelta azzeccata, perché insomma per molti sembra quasi come di andare al Giro d'Italia, cioè sembra quasi veramente di essere una di quelle competizioni dove ci devi essere, quindi sono contento, stavo ragionando su e il Giro d'Italia, la maglia rosa, quello, stavo ragionando sul fatto che... infatti, è quello sportivo. Stavo ragionando ok, il maglia rosa, mi ricorda qualcosa. No, volevo intanto andare anche sui vostri percorsi personali, insomma, voi appunto partite da Alessandria, ma vi spostate spesso su Torino, ho visto, necessariamente anche possiamo dire, ma poi per esempio lui ha praticamente base mondo, si è andato anche in Cina a fare spettacoli con altre compagnie. Sì, con anche tu vai in Francia, sì. In Europa in qualche modo. Io andrò in Svizzera. Tu andrai in Svizzera, vabbè, sì. La mettiamo dentro, andrai, va bene. Però quello che dico, nel vostro piano personale di crescita professionale e artistica, partendo proprio dalla vostra generazione, da questa condizione che è sì di Alessandria, ma anche dell'Italia intera, insomma un po' l'improvvisazione ma anche la ricerca, come dici, di opportunità diverse, vi sta mandando verso una piazza mondo. Beh, penso che sia indispensabile vedere, cioè come dice Luca, la realtà della provincia è comunque piccola, cioè che ci siano tante realtà comunque è piccola, nel senso che alla fine ti conosci, vedi, conosci bene o male il gusto e lo stile delle altre compagnie, degli altri colleghi. Io penso che andare fuori e vedere, ma già solo, come dicevamo, Milano o all'estero, ti permette di aprire tanto la conoscenza e la visione che tu magari hai anche un po' più chiusa di solito, perché magari hai visto sempre le stesse cose, e invece andare fuori ti permette di vedere nuove cose e imparare a creare nuove cose, perché hai nuovi strumenti. Ma anche come struttura organizzativa, cioè voi banalmente avete già, anche sebbene esistiate da poco, ancora già una piccola struttura, cioè avete una persona che vi aiuta a trovare strade e quant'altro. Sì, allora noi ci appoggiamo al Teatro dell'Aiuta di Arquata Scrivia, che ci dà una grossissima mano proprio sull'organizzazione, essendo un collettivo anche proprio a livello burocratico, ci appoggiamo a loro e collaboriamo, dai, sì, diciamo, no? salutiamo Enzo Ventriglia e Cristina Storaro del Teatro dell'Aiuta. Ciao Enzo, ti pensiamo un sacco, vienici a vedere anche noi. Guarda che fa caldo. E ecco, mi sono perso. E quindi parlando è indispensabile. Voi vi appoggiate a questo collettivo. Ecco. E poi, ecco, in una città, in una provincia come Alessandria, che appunto è piccola, con tante menti che fanno più o meno la stessa cosa, fare rete è indispensabile. Mm-hmm. Anche perché, appunto, sempre tornando alla mancanza del teatro, la rete ti permette di essere più forte. Quindi questa nuova visione in qualche modo di collaborazione, cioè voi avete di solito sul vostro percorso, quando incrociate anche nei festival e quant'altro altre persone, sono i concorrenti o sono le opportunità? Beh, tante volte quelli che conosciuti ai festival erano concorrenti, di solito poi sono diventati amici, colleghi, ma è successo parecchie volte. Tendenzialmente sono entrambe le cose, nel senso che magari partono come concorrenti, però se, cioè, non che sia scontato automatico, però se si crea qualcosa si crea, e mm-hmm, sarebbe un peccato buttarlo via. Assolutamente. Una stagione teatrale non si fa con una compagnia sola, quindi bisogna collaborare. Per forza. Lanciamo un messaggio anche ai teatri ufficiali. È vero, è una voce sola, una compagnia. Assolutamente. Sì, però collaboriamo. Bene, bene. Poi i coltelli sono sempre nascosti, dietro certo, la schiena. Certo, certo. Però diciamo questa è una generazione un po' più attenta alla far rete.
probabilmente sì. È indispensabile far rete, è veramente... Non c'è altro modo. Non c'è a volte non c'è altro modo, sì proprio. Sì sì, però penso sia anche naturale. Il vostro piano, cioè voi avete degli step già prefissati o state andando alla ricerca dell'occasione o state lavorando e dice prima o poi arriverà seminando? Beh, allora, sicuramente con la collaborazione con il Teatro dell'Aiuta abbiamo già un percorso tracciato. Diciamo che, ecco, incrementare gli spettacoli adesso che ci saranno durante l'anno, ecco, fare delle tournée magari un po' più lunghe, ecco, è un obiettivo che ci siamo prefissati per l'anno nuovo, ecco. Che il vostro spettacolo, diciamo, adesso è nella versione Fringe. Il vostro spettacolo già è pronto per andare in scena nei grandi teatri, volendo. Sì, sì, sì. È già andato in scena in teatro, sì, sì, tranquillamente. E diciamo che secondo me è un po' come la musica, nel senso che si fanno delle belle canzoni, però poi le si deve suonare live per farle crescere. Ecco, sicuramente, come ha detto Luca, il nostro obiettivo è incrementare ancora di più la parte della tournée, delle date in giro, a uscire fuori da una zona di comfort che può essere già a Milano. Comunque abbiamo iniziato a girarla, sì, ecco, un pochino, quindi vogliamo proprio, siamo stati ad Arezzo la settimana scorsa, per noi è stato molto molto importante, cerchiamo di spingerci oltre anche i confini geografici proprio. Prossimi, allora adesso questo qui insomma è abbastanza rodato, l'avete anche dato in teatro. Altre cose che bollono in pentola? C'è un nuovo spettacolo che sto scrivendo che debutterà a dicembre. Mm-hmm. E probabilmente al Teatro di Valenza, con cui abbiamo anche lì una specie di collaborazione, diciamo così. E solo che non dirò niente. No, va bene, parlerà di famiglia. Prendi le tenaglie per la tortura. No, parlerà di famiglia. Mm-hmm. Ci sarà appunto una famiglia, parlerà di feste familiari. Cioè, pronto per i Family Day del prossimo anno, quindi immagino, giusto? Proprio per quello, aspetta, non esageriamo. Beh, cioè, se parla di famiglia vuol dire che è una critica. Per far litigare tutti a Natale, ecco, insomma. E lo vedremo prossimo anno, già forse quest'anno. A dicembre deve essere pronto. A dicembre, ecco, sempre, sì. proprio a Natale, sì, vuoi... Sì, sì, sotto l'albero, ecco. Cioè, il teatro panettone, come si viene chiamato in questo caso? Non c'è più il cine panettone, c'è il teatro panettone. Ma magari facessimo teatro. Ma si sa, magari, insomma, sarà sempre, insomma, ci sarebbe appunto una specie di critica, cioè comunque è chiave, sì, allora, in chiave commedia. Diciamo, diciamo questo, che... Senza dirci a noi, troppo, no, per carità, come tipologia di spettacoli ci piace molto indagare appunto sul conflitto. E spesso mi dicono, sì, ma litigano sempre i tuoi personaggi. No, cercano di risolvere dei problemi. Cioè, ecco. Attori ci hanno fatto una carriera su questo. Certo. Ma io e Maria Rita ci odiamo, sì, davvero, sì, adesso. Sì, sì, assolutamente. Ricordo un film con Accorsi dove lui non urli, ad esempio. Esatto. No, ecco, quindi diciamo che c'è questa famiglia, ci saranno un po' di problemi da risolvere. Ecco, diciamo che con Riportami abbiamo lavorato sulla coppia, quindi una famiglia che cerca di nascere. Quindi allargherai anche il team a questo punto? Eh sì, tre personaggi, okay, probabilmente. Cosa dobbiamo aspettarci invece, voglio sapere da voi, questa sera dal palco appunto del LAG? Sudore. Sudore sicuramente, oddio, è una domanda infatti difficilissima. Io ho passato il microfono a te, appunto. Non lo so, ragazzi, un po', ma, allora, credo sudore, amore, qualche risata e lacrime, proprio tutto, esageriamo, tutto. Non lo so. Confermo tutto. Allora, ricapitoliamo. Stasera siete in scena l'Officina Gorilla, il vostro gruppo, con Riportami là dove mi sono perso. Attori in scena Michele Puleio e Maria Rita Lodestro, e abbiamo anche l'autore in sala Luca Zilovic, drammaturgo e anche regista dello spettacolo. L'ultima cosa forse, ecco,
Siete la prima volta a Milano o avete già frequentato questa piazza? Siamo venuti, è la seconda, perché siamo venuti quest'anno a febbraio alla Fabbrica del Vapore, ospiti di un altro festival, tra l'altro. Lira Teatro, Fabbrica dei Mondi. Secondo me, voi Milano come piazza teatrale, come la percepite almeno? È molto interessante. No, più che altro si ride per battute diverse. A Torino ridono per altre cose, si emozionano per altre cose. A Milano siete... Fantastico. È strana questa, antropologicamente bisognerebbe studiarla. Solo a Torino e Milano, pensa, quindi... Sì, cioè, sì, no, infatti... Cioè, Crotone ridevano per le... Beh, sì, a Crotone ridono per le di Torino. Tutti calabresi sono... Quasi tutti, insomma. Sì, posso consigliare al Teatro Comunale di Rho, dove c'è una grossa... comunità di calabresi, quindi quelli ridono le battute giuste. Allora. Perfetto. Ve lo facciamo anche. Hanno riso in un momento tragicissimo. Quindi mi ha scoperto che il toscano ha il black humor nel sangue. No, però è stato molto bello. Nel senso che... C'è chi diceva che i toscani hanno rovinato la comicità, un famoso detto di una trasmissione di Boris, però. No, scherzo. Quindi avete notato questa differenza del pubblico, quindi non tanto nella piazza, appunto, magari di come vengono gestite le cose, che insomma in Milano appunto sarà un grande marasma, immagino, con i 1.000.000.000 di spazi teatrali, barra semiteatrali che esistono, ma più che altro invece proprio nel pubblico, nella risposta nel dal pubblico. Sì, molto caldo, ecco, sì, sì. Diciamoci la verità, però appunto a suono, ormai so dove il pubblico va a ridere, più o meno in Piemonte... giù di lì, ecco, e quindi è stato strano perché sorge spontaneo. Tu che sei stato in Cina come rispondono? In Cina non siamo stati col report mio con l'update, quindi non ne ho idea. Non ancora. Però mi sembrava, io mi riferisco al teatro ragazzi, ai tempi, ridevano per cose diverse. Io per alcune cose non avrei riso, però vabbè. Bello, anche questa cosa, insomma, in qualche modo di capire cosa accade. Pensare a una differenza semplicemente poi da Milano-Torino, cioè uno pensa chissà, sì, appunto, con la Cina magari uno lo pensa che sia normale, ma Milano-Torino, che insomma il famoso mito, si pensa a un'unica cosa, invece vedi... Ad Alessandria non ride nessuno. Nel mezzo non... No, ma ad Alessandria siamo molto seri. Quindi nel mezzo. È bellissimo, stupendo, piangono, però, ad Alessandria si commuovono però tutti. Silenzio di tomba. Salutiamo anche, ciao Alessandria. Salutiamo i colleghi di Alessandro News, se esiste, così. Va bene, quindi esiste. Sì, ecco. Quindi allora ricordiamo, questa sera alle ore 21:30, spazio HAG, via Vedini 83, i Gorillas, le officine Gorilla, riportami là dove mi sono perso, in scena appunto. Qui come voi siete i secondi che andrete, quindi in realtà alle 20:30 ci sarà già, alle 20 già forse, sarà uno spettacolo, quindi poi dovremmo magari stamparci i programmi e tenerci così, questi forse magari li potremmo anche eliminare. Comunque intorno, voi venite alle 19, così fate anche un aperitivo e poi iniziate, vi fate la serata, vi vedete due spettacoli uno dietro l'altro, perché questo è il bello del Fringe. Da domani sera poi ci sarà il cambio invece, prima voi siete in scena fino a domenica, come... Domenica, adesso praticamente da stasera fino a sabato ci alterniamo gli orari, quindi stasera alle 20:30, domani alle 20. Stasera alle 21:30. Alle 21:30, domani alle 20:30, alle 20, poi 21:30, esatto. 20, domenica tutti insieme. Domenica alle... Ah no, fate tutti i due spettacoli insieme, potrebbe essere un'idea. Domenica alle 18:30. Alle 18:30, ok. C'è il sito dove poter, quindi no, lo Fringe Festival, ci sono... Chiedo alla nostra producer di mettere il sito nei commenti, così almeno ai nostri forse potete togliere e mettere le certezze del sito del programma ufficiale del Nolo Fringe. Beh, grazie mille allora di essere stati con noi ospiti, ci si vede qui in giro, questa sera o le prossime sere, ricordo appunto fino al 9 avete possibilità di venire a vedere lo spettacolo, venite un po' prima perché sono i posti, sono quelli che sono e saranno già strapieni. Quanti posti? Credo una 50. Sì, non si arriva a 50. 40-50. Prenotare, sì. Non si può prenotare, ma arrivare prima. No, venite prima. Io non do consigli a caso. Venite alle 7, fate la tessera, mangiate qualcosa.
poi andate, lo spettacolo è gratis, quindi cioè volete venire da conoscete gli artisti, vedete da 4 soldi allo spazio Hug che ci sta, guardate quanta gente c'è giù, che anzi stanno già mangiando, facendo, vedete, eccoli lì, ma c'è il direttore del festival, si vede Davide Verazzani che sta lavorando al menù di domani, credo stia lavorando, quindi insomma ormai fa tutto, quindi sta lavorando ai vari menù dei vari punti ristoro, e quindi venite qua alle 19, fate l'aperitivo, magari incontrate anche gli artisti, fate due chiacchiere e poi vedete due spettacoli che sono gratis, ripeto, quindi insomma meglio di così non so cosa dirvi. Grazie davvero. Grazie a voi. Buona messa in scena e poi ci si vedrà appunto nel coso, come si dice in questi casi, Barbara? Merda, grazie. Perfetto, grazie mille, grazie anche a voi. Vi ricordo che domani siamo qua alle 12.30 sempre in diretta per un'altra puntata con Good Morning Milano, speciale Nolo Fringe. Ci vediamo domani, Barbara? Assolutamente sì. Grazie a tutti e buona serata.